Allora, l'iniziativa di oggi consiste in un seminario di studi sui finanziamenti europei legato al progetto Nolo, che è un progetto finanziato con fondi europei, dove diamo la possibilità a 150 cittadini che sono, diciamo, espulsi dal mondo del lavoro di reinserirsi con dei percorsi formativi rivolto alle categorie svantaggiate, quindi le donne monoparentali, le donne vedove, le donne separate, gli ultra 45 anni, anche questi espulsi dal mondo del lavoro, agli ex detenuti, agli ex tossicodipendenti che hanno fatto già tutto il loro recupero nelle comunità, e serve per mettere in moto un'economia del lavoro che è abbastanza stagnante. Sulle categorie svantaggiate ci sono tante altre iniziative, c'è una massima attenzione da parte della regione e anche da parte della provincia, e Quartu, che ha un primato molto negativo in termini di disoccupazione, l'assessorato ma l'intera amministrazione sta facendo di tutto proprio per cogliere tutte le opportunità che ne derivano. C'è un problema ovviamente legato ed è anche il tema del seminario di oggi, un problema legato alla sicurezza e alla legalità delle nostre città, e noi praticamente con questa adesione vogliamo cercare di accompagnare in percorsi di legalità tutti quei giovani che magari hanno commesso degli errori nei loro primi anni, e cerchiamo proprio di con queste iniziative di accompagnarli in questo percorso lavorativo. Da questo punto di vista siamo molto impegnati, lo siamo impegnati anche attraverso la creazione di posti di lavoro, attraverso delle convenzioni, attraverso gli appalti dei lavori pubblici, stiamo sempre chiedendo all'interno dei capitolati una quota riservata ai disoccupati quartesi, di modo che poi anche a questi, anche per quanto riguarda le opere pubbliche a Quartu, ci sia sempre una percentuale di persone disoccupate che verranno poi segnalate dal CENSIL. Il CENSIL a sua volta è un'altra struttura finanziata con fondi europei che è abbastanza attiva nel nostro territorio ed è uno staff che cerca di far incontrare la domanda e l'offerta, di mettere in relazione i disoccupati quartesi con le imprese e le aziende presenti nel nostro territorio. Al workshop di stamattina abbiamo invitato le 200 imprese locali che hanno più di 15 dipendenti e che possono avere la possibilità di incrementare i loro organici, e stamattina diremo anche che ci sono tutta una serie di incentivi proprio legati all'assunzione delle cosiddette categorie svantaggiate. Stiamo anche cercando di trovare altre soluzioni, cercando di affidare a cooperative sociali alcuni lavori nel nostro territorio, e anche con queste cooperative stiamo cercando di fare un discorso di inserimento lavorativo per categorie svantaggiate. Insomma, ci crediamo e cerchiamo, insomma, di fare appieno il nostro dovere, cercando di fare una cosa nei confronti dei nostri disoccupati, con molte difficoltà, però tutto quello che è possibile fare lo stiamo facendo. Questo progetto nasce dalla volontà della Comunità Europea di aiutare le categorie più svantaggiate. La nostra agenzia si occupa di aiutare tutti gli ex detenuti, gli ex tossicodipendenti, le ragazze madri oppure i ragazzi al di fuori del percorso formativo ad essere inseriti nelle aziende e attraverso degli stage e a formare una propria microimpresa. Potete trovare tutti i giorni a Cagliari, in Piazzetta dei Tori, nei locali dell'ex liceo artistico, ma ci sarà anche un camper mobile allestito come un ufficio che girerà presso tutti i comuni della provincia che aderiscono all'iniziativa. Tutto è rivolto alle categorie svantaggiate, ma in realtà, anche se non appartenete a queste categorie, potete partecipare. Verrete infatti accolti da un team di professionisti che vi aiuteranno a inserirvi nel mondo del lavoro o a orientarvi alle vostre scelte future.
Allora, il progetto Nolo nasce nella constatazione di una crisi della cultura della legalità in Italia e ha due finalità importanti. Una di carattere etico, quella appunto di ristabilire i valori e quindi creare una sorta di educazione alla legalità, e l'altra di carattere pratico, cioè l'inserimento nel mondo del lavoro di quelle categorie più lontane o che hanno maggiori difficoltà, quindi disagiate, maggiori difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro, in particolare i giovani che hanno disagio sociale, i minori, le donne. Quindi si propone come finalità quella appunto di creare delle microimprese e di inserire direttamente nel mondo del lavoro. Il progetto che oggi esporremo riguarda il mondo dei finanziamenti però legati alle società che operano nel sociale, un lusso, le cooperative che operano anche nel sociale. Sicuramente il mondo dei finanziamenti, il mondo della finanza sta cambiando con un grosso taglio anche a quel settore, quello che veniva definito il terzo settore, ma un settore importante dal punto di vista economico. Noi come Consorzio Fili Sauda Fili con le nostre attività stiamo tutelando anche il terzo settore e le cooperative sociali, ritenendo che queste abbiano un importante ruolo nella nostra società. In questo momento soprattutto dove il mondo dei finanziamenti pubblici sta totalmente cambiando, in Sardegna ripartiranno fra un attimo a giugno il PIA e il contratto di investimento. Il PIA, che è il pacchetto integrato di agevolazione, prevede l'intervento sulle nostre aziende a 360 gradi nell'ottica dei finanziamenti per l'imprenditoria, per le agevolazioni alla formazione e i servizi reali. Si vuol dare un taglio globale, un intervento globale sulle nostre aziende. Le aziende che noi rappresentiamo come Sauda Fili appunto vorrebbero essere più coinvolte nelle decisioni e dire la propria in un progetto di finanziamento fondamentale in questo periodo, con la partenza di Basilea 2, con il rispetto del mondo bancario. Per il momento in cui in Sardegna, come tutti sappiamo, il costo del denaro sta cominciando a costare in maniera troppo differente rispetto al mondo bancario, alterando quindi il concetto dell'equilibrio di mercato. Grazie.